parte, seconda tappa, direzione Torino, speriamo. E via di salita, porca miseria, mattina presto, salita. Attimo di pausa, 25 km con molte salitelle, parecchie. Per il resto nulla da segnalare, strada alternata da campi coltivati, nulla di particolare, totalmente diverso rispetto alla Val d'Aosta. In prossimità di Torino è un disastro, le strade diventano allucinanti. Se aggiungiamo che il mio navigatore non so cosa abbia fumato oggi, mi ha fatto passare per 100 metri sulla superstrada. Ho dovuto utilizzare il caro vecchio Google, perché il Garmin, non si sa perché, è bloccato. Complimenti a quelli della Garmin, molto utile. Ingresso in Torino. Beh, aspettavo diversa. Un sacco di traffico. Oh, Torino fa rima con casino. Vedremo domani. Famosa colazione del ciclista, doppia brioche con tè. Giornata mica male. Di nuovo in viaggio, partenza direzione Torino e poi vediamo. Stadio di Torino, boh, tanta roba, tanto casino. Per vedere 22 giocatori che si rincorrono in mutande, boh, non capisco. Periferia di Torino, mamma mia che paura, che paura. Zona di spaccio eccetera eccetera eccetera, interessante. Centro. Salotto buono di Torino, finalmente qualcosa di decente. Ovviamente carabinieri, polizia dappertutto. Torino, meno male, Torino bocciata, è bello il salotto buono, ma per il resto un disastro. Finalmente uscito da Torino, un incubo, con la bici è impossibile girare, un disastro. In più le macchine si fanno padrone anche di quei tratti di strada con a fianco la ciclabile, che sono pochi, pochissimi. E dopo 10 km di salita con un pezzo a più del 20%, c'è anche una bella galleria. Speriamo di uscire presto dal Piemonte, perché non è una regione fatta per chi va in bici. Statale, statale e ancora statale. Pista ciclabili, neanche l'ombra. Ogni tanto si trovano, sono 100-150 metri e si interrompono. Bello! In mezzo al nulla, 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 fuori dalla civiltà, fantastico! Finalmente arriviamo ad Asti! Bene, partenza, oggi relax, sono uscito dal campeggio, però devo fare solo 14 km, poi mi trovo con Giusy per fare la Pasqua, facciamo qualche giorno da turisti ufficiali. Ho passato una zona, avrò incontrato due macchine, forse, bellissimo, fuori dal traffico,